Vangelo di oggi ci presenta l'episodio famoso e affascinante delle nozze di Cana, in cui Maria, preoccupata, si rivolge al figlio, si rivolge a Gesù per segnalare che i coniugi, la coppia, la festa non può proseguire serena perché non hanno più vino. E Gesù interviene con il miracolo che ben conosciamo. Quale può essere una suggestione pedagogica che possiamo cogliere da questo bellissimo episodio evangelico? Il primo elemento è che in ogni esperienza umana, in ogni vicenda umana che noi possiamo eventualmente intercettare, comprese le vicende che si collegano all'azione educativa, è importante che tutto si compia in un clima di splendore, in un clima di gioia, in un clima di affabile empatia. L'educazione, l'insegnamento, possono essere rappresentati come un banchetto. L'immagine non è nuova. Pensate che già Platone scrive un dialogo intitolato Il Simposio e Dante scrive un'opera bellissima, Il Convito, Il Convivio, che in qualche modo richiama l'idea del banchetto della sapienza. Cioè l'incontro con i beni di cultura, l'incontro con la ricchezza di umanità che è propria del cammino educativo può essere rappresentata come un banchetto, come una festa nuziale. In fondo a questo ci fa pensare anche l'episodio evangelico che oggi meditiamo, che oggi contempliamo nelle letture di oggi. Un banchetto, una festa nuziale in cui è importante gustare, sapio, sapere, da cui deriva sapienzia, vuol dire anche aver sapore, gustare il sapore di ciò che è buono per la nostra mente, di ciò che è buono per la nostra anima, di ciò che è buono per la nostra vita, noi siamo chiamati a gustarlo. Ma nel gustare ciò che è buono per la nostra mente, per la nostra anima e per la nostra vita, noi non solo ne sentiamo il sapore, ma, come evoca il simbolo del vino alle nozze di Cana, ne sperimentiamo la gioia. E la gioia di un bene assaporato con altri è anche una gioia conviviale, una gioia condivisa, perché del resto il banchetto della sapienza, il banchetto della cultura avviene in quella che è una comunità, la comunità educante, la comunità scolastica. È dolce la ricerca della verità in una dimensione di tipo comunitario. E anche di questo noi siamo responsabili e anche su questo siamo chiamati in causa come educatori, come insegnanti. Saper distribuire, non dico moltiplicare, la gioia di coloro che partecipano al banchetto della sapienza.